Buonasera, grazie di avermi chiamato. Beh, diciamo che la provincia, noi oggi abbiamo iniziato la sanificazione di tutti i locali che abbiamo in provincia, partendo sia dalla viabilità per un totale di circa 25.000 metri cubi. Poi faremo sabato, giornalmente, sabato e domenica faremo la sede centrale, dove anche la prefettura, dove sta la prefettura e tutto quanto, e sanificheremo tutto. Abbiamo fatto un po' di ristrettezza noi perché già è da una settimana che in provincia non facciamo entrare persone, abbiamo cercato di mettere subito in opera il lavoro agile, insomma per far stare meno dipendenti negli uffici. E questo è una, diciamo, è stata una cosa molto, molto sentita, sia dai dipendenti che da noi amministratori, perché forse se veniva presa un pochino meglio, io dico sempre, c'è stato un livello provinciale che sono state leggerezze. Oggi possiamo affermare che se tutte avessimo fatto ciò che dovevamo fare, forse la nostra provincia era l'unica che non aveva nessun caso positivo. Questo lo voglio rimarcare. Per la sanificazione delle strade abbiamo, insomma, non ci sono, ci sono pareri discordanti. Noi nel pomeriggio forse ci arriverà anche qualcosa sia dall'ARPAM, che sicuramente non serve farlo. Insieme ai sindaci decideremo, ma la maggior parte dei sindaci non la farà. Diciamo che il comune di Montegallo attua, fino adesso non c'è nessun positivo, non c'è nessuno in quarantena, solo che abbiamo fatto come amministrazione, abbiamo fatto la restrizione, perché i negozi, quei pochi adesso che ci sono, hanno chiuso tutti, hanno rispettato quello che abbiamo detto noi e quello che è stato detto dall'ordinanza, e diciamo che noi abbiamo ieri sanificato la nostra struttura comunale, che tra l'altro siamo in dei container, che sono circa 1.350 metri cubi, e oggi siamo stati addirittura chiusi. Noi già da 5-6 giorni abbiamo fatto un'ordinanza dove ci contattiamo con il pubblico soltanto per email e per telefono, se sono solo i dipendenti che sono dentro gli uffici. Beh, volevo aggiungere innanzitutto che ringrazio la nostra regione, il nostro presidente Luca Ceriscioli, che l'aveva presa subito la cosa, che era una cosa molto, ma molto grave. E diciamo che dopo ha dato ragione a lui, che anche i paesi dell'Europa stanno seguendo il metodo che ha seguito sia lo Stato centrale, il Presidente Conte, insieme a tutto lo Stato, che stanno copiando l'Italia. E questo dà un buon senso che noi italiani, né che ne dicano gli altri, forse siamo i migliori.